Buonasera cari amici di Visione TV, benvenuti al nostro appuntamento serale con il talk dietro il sipario. Oggi torniamo a parlare della vicenda di Domenico Biscardi, morto improvvisamente dopo aver dichiarato ripetutamente in alcuni ultimi suoi video di aver trovato la prova definitiva sulla presenza di componenti pericolosi nei sieri genici chiamati vaccini. Ieri abbiamo fatto uno speciale sulla questione, però oggi ci torniamo perché abbiamo notato che sono arrivate nuove notizie, nuove insinuazioni, nuove chiavi di lettura. Ecco, ci sono degli articoli sul mainstream, insomma, non ci facevamo molto affidamento, però anche dal lato della cosiddetta controinformazione sono arrivate bordate su Domenico Biscardi ed è il caso di analizzare tutto con fare sereno, serio, come fanno i giornalisti che cercano la verità e non devono difendere nessuna logica o posizione preconcetta. Questa sera discuteremo con tre illustri ospiti. Comincio con il presentare Angelo Giorgianni, già magistrato, ciao Angelo, segretario Ciao. OMV che sta per Organizzazione Mondiale per la Vita, di cui faceva parte tra l'altro anche Domenico Biscardi, vero Angelo? Sì, certo. Con noi c'è anche Sono l'avvocato coinvolto. Sandri. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera l'avvocato Francesco Carraro. Francesco a tutti i telespettatori. Insomma, stasera abbiamo due avvocati e un magistrato, il pubblico ministero magari lo chiameremo la prossima puntata, per adesso guardatevi il primo servizio. La notizia della morte di Domenico Biscardi è infine apparsa anche sui giornali del mainstream, manganelli nelle mani dell'oligarchia che lavorano senza sosta per consentire al governo Draghi di imporre una dittatura politica nascosta dietro l'emergenza sanitaria. Il Corriere della Sera comunica che i funerali di Biscardi si sono svolti oggi alle ore 13 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicola la Strada. All'interno del pezzo, Biscardi, definito senza fantasia leader Novax, viene dipinto come una specie di mitomane che si fingeva genetista. In maniera poco elegante, infine, la giornalista ci tiene a far sapere che pochi compaesani hanno sentito il bisogno di partecipare al suo funerale. Anche un blogger, conosciuto negli ambienti dell'informazione alternativa, di nome Cesare Sacchetti ha vergato un pezzo molto duro dove si paventa il pericolo che l'operazione costruita intorno a questa vicenda serva infine al governo Draghi per guadagnare un po' di tempo prima dell'inevitabile crollo. Io premetto che ho provato a contattare questo Sacchetti, gli ho mandato dei messaggi su Telegram, su Messenger, ho cercato di contattarlo direttamente, ho cercato di chiamare gente che poteva trovarlo, però non mi ha risposto. Fino adesso magari era molto impegnato, se vuole venire insomma a spiegare le sue ragioni, sarebbe stato interessante oggi averlo qui per capire come lui che elementi ha, insomma, per sapere che questa vicenda serve alla fine ad alcuni apparati deviati per blindare il potere di Mario Draghi. Io comincerei proprio da Angelo Giorgianni. Ecco, vorrei che ci dicesse qualcosa in più sulla figura di Domenico Biscardi, che oggi viene presentato come una specie di mitomane, alcuni dicono con un passato anche come dire, discusso, era finito dentro vicende giudiziarie. Dicono pure che non era sicuro che fosse morto, insomma, che è una notizia che insomma, ancora non c'è. Insomma, ne hanno dette di tutti i colori. Ci puoi fare un ricordo tu, vero, dell'uomo Domenico Biscardi e del professionista? Allora, io intanto voglio partire dicendo che sono profondamente orgoglioso di avere avuto come amico e di avere collaborato con Domenico Biscardi, che era uno dei punti di forza della squadra dei tecnici dell'Organizzazione Mondiale per la Vita. E voglio dire che all'interno di questa squadra ci sono candidati premi Nobel, professori universitari, scienziati, e in questo gruppo sicuramente Domenico non demeritava. Quindi le valutazioni del suo lavoro sono valutazioni che passavano attraverso anche la valutazione di altre persone, gli esiti di alcune ricerche erano convalidati da un lavoro di equipe. Sono profondamente indignato che qualcuno non rispetti neppure i morti, però siccome è un meccanismo questo che conosco, la delegittimazione normalmente è antecedente alla morte, si delegittima una persona per farne perdere la credibilità. Se quella credibilità non viene menomata, allora si decide di sopprimerlo. Nel caso di Domenico Biscardi, a prescindere dal fatto che io l'ho detto anche ieri sera a suo fratello, avrei voluto, rispetto a tanti punti oscuri che ci sono,
che venisse effettuata l'autopsia, ma a prescindere da questo, con Domenico qualcuno è talmente preoccupato che del fatto che le sue ricerche hanno una qualche valenza che deve da morto continuare a delegittimarlo. Intanto voglio dire e ribadire che questo tema dei titoli di studio era stato già affrontato in alcune trasmissioni in cui ero presente, in cui sono state mostrate sia l'università, la laurea in farmacia della Federico I, sia la laurea in medicina. Insomma, quindi tu hai prova documentale del fatto che lui era effettivamente laureato in medicina e farmacia, non se l'hai inventate come dicono il Corriere e quegli altri. No, ho prova, non riesco, ho i file zippati perché sono collegato col telefonino, ho chiesto di farmi inviare il PDF da un amico carissimo di Domenico che compone questo pool di persone che lavorava ai vaccini. Però quello che voglio dire è strano che Cesare Sacchetti si preoccupi solamente dei titoli di studio di Domenico, ma non si preoccupa di dirci se quelle ricerche sono delle ricerche valide o non sono delle ricerche valide, facendo finta di non sapere che sono tanto delle ricerche di gruppo, perché Domenico coordinava un come Mauro sa, perché ha partecipato anche lui ad alcuni gruppi che noi abbiamo fatto su temi specifici, perché questa attività che viene svolta coraggiosamente dai medici è funzionale alle iniziative giudiziarie, quindi non sono destinati come le parole denigratorie di Biscardi, non sono destinate al mainstream, alla divulgazione del mainstream, alla divulgazione di media, sono destinate a professionisti della giustizia che le dovranno valutare. E voglio dire a questo proposito che sui esiti di questa commissione sono state già formalizzate e depositate due denunzie. Una denuncia è stata formalizzata a Firenze e una denuncia è stata formalizzata a Padova. Quindi non si fanno chiacchiere, si raccolgono competenze specifiche, queste competenze valutano alcune cose che sono di una gravità inaudita. E allora sotto questo profilo io mi riservo personalmente, dato che Domenico Biscardi faceva parte e continua a fare parte, perché per me la sua dipartita non vuol dire, perché fino a quando lui vivrà nei nostri pensieri, vivrà con i suoi studi, per noi non morirà mai. Dal momento che Domenico Biscardi fa parte dell'OMV e dal momento che viene denigrato il suo lavoro e il lavoro di tante altre persone medici che si sacrificano, mi riservo di presentare querela nei confronti di questi signori. Voglio sentire anche la versione di Mauro Sandri. Ecco, Giorgiani dice: Mauro, l'hai conosciuto anche tu, Domenico, puoi testimoniare qual era il suo valore umano e professionale. Ecco, prego, Mauro. Guarda, io ho una storia di conoscenza meno recente di quella di Angelo e anche forse meno profonda, ma sicuramente molto pregnante. E la storia comincia nel febbraio dell'anno scorso, quindi un anno fa, quando un gruppo di lavoro di intelligence politico, giuridica, medica decide di cercare di capire cosa c'è dentro i sieri che vengono in quel momento inizialmente proposti in maniera, come sappiamo, blanda inizialmente e come salvifica per questa malattia incombente, distruttiva e micidiale. E si comincia con una conoscenza della personale che perviene da parte mia ad una grande stima di questa persona, immediatamente cerca con tutte le sue forze intellettuali assolutamente non scarse, e i video rimangono a testimonianza della sua qualità intellettuale, perché chiunque lo diffama deve fare poi i conti con quanto lui ha comunque divulgato in prima persona. Posso tratteggiare per sommi capi quello che accade dal febbraio in poi, quando nasce
quest'idea di cercare di capire la composizione di questi sieri che sono coperti da brevetti, quindi che necessitano anche di una cautela nel maneggiarli. E da quel momento in poi comincia la ricerca di campioni sigillati di questi sieri al fine di farli studiare in maniera valida da laboratori che potessero evidenziarne le componenti. Io ricevo, e ho prove di questo, un primo report su AstraZeneca molto dettagliato, che viene svolto in una città vicino a dove lui abitava da parte di un laboratorio universitario che viene utilizzato in maniera un po' diciamo sotto traccia, e quindi ricevo già i primi report sulle componenti di uno di questi sieri. Riusciamo successivamente a entrare in possesso anche di altre fiale di altri sieri che lui cerca disperatamente di far esaminare con quella profondità che lo contraddistingueva, perché non stiamo parlando di un parvenu che divulgava informazioni ad effetto, ma di uno studioso che era sempre con me quando ci parlavamo, molto attento a dire: non sono ancora in grado di poterti dare il materiale che vorresti, perché chiaramente noi lo volevamo implementare anche in azioni giudiziarie concrete, e quindi di una persona che io ho verificato assolutamente competente, rigorosa e del tutto estranea a qualsiasi forma di improvvisazione. Poi aveva il suo carattere dirompente, veniva fuori ovviamente questa voce rocca, compulsiva e fanciullesca per lo stupore con cui lui si rapportava a qualsiasi scoperta. Io di lui ho un ricordo veramente molto dolce, perché mentre io sono per mia natura estremamente entusiasta, ma anche un po' non proprio ottimista, lui aveva sempre questa carica di stupore fanciullesco davanti a qualsiasi scoperta, e mi telefonava nelle ore più impensate del giorno e della notte per dirmi: sai cosa mi è successo, ho saputo questo. Aveva ancora questo stupore fanciullesco che può essere un grande dono di chi veramente sente di fare qualcosa di veramente importante. Bene. Poi nel proseguo facciamo fare un altro, ora sentiamo l'opinione di Carraro, se non hai concluso Mauro, se no facciamo il prossimo giro, se vuoi sintetizzare adesso. Facciamo il prossimo giro, ecco, perché gli argomenti sono tanti, vi prego di restare dentro 4-5 minuti a giro al massimo, così in modo da sentire tutti. Francesco, tu pure hai letto, diciamo, queste notizie, queste ricostruzioni, ti sei fatto un'idea sulla vicenda? Ma innanzitutto mi sono fatto l'idea che Pietale è morta, in Italia Pietale è morta. Ecco, senso... no, scusa se ti interrompo, per dire, fino al giorno prima sulla morte di Sassoli, gli odiatori, no, i Novax, adesso che i membri del mainstream godono nel dire non è andato nessuno al funerale di un morto fresco, insomma, questa invece sarebbe prova di empatia, di bontà. Probabilmente... è tutto normale, nel senso che ormai abbiamo capito che in Italia ci sono due categorie di persone, gli esseri umani e i subumani, no, che sono i Novax e tutti i circuiti che in qualche modo appoggiano, sussidiano, cercano di aiutare questa categoria di persone che, già lo sappiamo, per legge ha meno diritti degli altri. Però, dicevo, pietà le morte, perché a quanto pare non solo ha meno diritti degli altri, ma ha meno diritto di pietà degli altri. Questa è la prima cosa che mi ha colpito, cioè voglio dire... una persona appena morta, non si sa perché, non si sa come, e già parte la caccia all'uomo sol perché pare che questa persona avesse messo il dito in qualche piaga purulenta del sistema. Dopodiché è vero o non è vero, lo scopriremo, ma il fatto che a distanza di poche ore si sia scatenata, soprattutto sui giornali che tu hai citato, questo tipo di... scusate, ho un problema con la telecamera, questo tipo di campagna diffamatoria, insomma, mi ha lasciato sconcertato. Detto questo... la seconda riflessione, io credo che
che oggi possa, debba parlare di questa persona che io non conosco, chi la conosce? Quindi oggi abbiamo qui fortunatamente due persone, il dottor Giorgiani e l'avvocato Santi, che l'hanno conosciuta più approfonditamente uno, magari meno l'altro, però comunque ha avuto modo di interfacciare a viva voce. Io ho sentito solo belle parole, quindi credo che la prima cosa che bisognerebbe fare per valutare la personalità, l'intelligenza, i risultati, il passato di un soggetto sarebbe rivolgersi a chi effettivamente l'ha conosciuto. Questa è la seconda riflessione. Poi, se vogliamo andare sul piano delle considerazioni di carattere generale, di carattere comunicativo, io credo che al di là, ripeto, di della valutazione di un profilo che io non conosco, di studi che non ho letto, certissimamente si può dire che è stata scatenata una delle più classiche fallacie, probabilmente la fallacia più vecchia del mondo, che è l'attacco ad personam, ad hominem se preferite. Cioè, quando tu hai un argomento tabù o comunque che vuoi togliere dal tavolo della discussione, la cosa migliore che puoi fare è diffamare il tuo interlocutore, quindi spostare il piano della discussione, del dibattito, da ciò che lui ha detto o dice a ciò che lui è o ha fatto. Cosa intendo dire? Che fosse anche vero, ed evidentemente lo escludiamo fino a prova contraria, anche alla luce di quello che è stato detto prima che io intervenissi, fosse anche vero che ci fosse qualcosa di vero nel curriculum, diciamo così, di poco chiaro, di umbratile nel curriculum di questa persona, non c'entra assolutamente nulla con ciò che questa persona stava facendo e con quello che ha denunciato e dichiarato. A me sembra che il tema vero, che dovrebbero approfondire soprattutto i giornali mainstream, perché quelli non mainstream già ci pensano, grazie a Dio, sarebbe verificare, ma queste ricerche che faceva avevano un fondamento, ma ancor prima, vi par normale che, come mi è sembrato di capire anche da alcuni video che ho velocemente riesumato dalla rete, sembra normale che in un periodo storico in cui stanno somministrando a tambur battente un siero nuovo sperimentale, l'abbiamo già detto mille volte, eccetera, su milioni di persone, non ci sia la possibilità giuridica di poter andare a vedere che cosa c'è? Perché questo diceva, io ho sentito Biscay, a un certo punto lui diceva: io sto facendo una cosa che tecnicamente, legalmente, per contratto non si potrebbe fare, perché loro non solo hanno ottenuto tutte le esenzioni e le immunità e le responsabilità che conosciamo benissimo, no? Per cui sono penalmente irresponsabili, civilmente irresponsabili, no? Loro si preoccupano solo di raccogliere i miliardi, conseguenza di questa loro straordinaria invenzione, ma che non si possa neppure andare a vedere che cosa c'è dentro un prodotto che viene iniettato dentro il corpo delle persone, cioè non viene iniettato in una torta, viene iniettato nel corpo delle persone e sia previsto. Noi viviamo in un sistema dove è tollerato un contratto che prevede che non si possa andare a verificare che cosa c'è dentro. Lui a quanto pare lo ha fatto, io non so, ovviamente ne ho le competenze per stabilire se quello che ha trovato è vero o non è vero, se è plausibile o verosimile, ma certamente il tema vero non è lui, non è il dottor Biscardi in quanto tale, è ciò che lui denunciava. Io direi che si dovrebbe aprire un grandissimo dibattito anche di carattere scientifico, anche coinvolgendo evidentemente in qualche modo le autorità del campo, i luminari che in qualche modo si possono occupare di questa faccenda, ma coinvolgendo anche le autorità statali. Dovrebbe essere lo Stato che non chiede, esige, pretende di verificare che cosa c'è dentro prima di somministrarlo ai propri cittadini. E quindi, insomma, credo che queste siano le tre questioni principali che mi viene da sottolineare. Allora, torniamo a questo articolo, che insomma è quello più pesante, che è uscito oggi contro Domenico. Insomma, intanto questo qui è il blog di Sacchetti, si chiama La Cruna del Lago, preso da un romanzo di Ken Follett. Ecco, Sacchetti dice che è un giornalista che in passato ha scritto per l'Antidiplomatico, Il Fatto e Libero Quotidiano. Ecco, insomma, uno meglio dell'altro. Forse l'Antidiplomatico, insomma, un po' meglio. L'articolo in questione è questo. Dice: la morte di Domenico Biscardi, l'ultima psy-hop della falsa controinformazione. Ecco, non so chi ce l'ha, forse ce l'ha con noi, visto che abbiamo parlato noi ieri di questo caso. I passaggi più importanti, insomma, di questo pezzo, secondo me, sono questi qua. Insomma, a un certo punto dice insomma, che lui, questi ricercatori spagnoli, hanno dato forse un po' di confidenza a Biscardi perché hanno preso dall'estero delle notizie da fonti
inaffidabili. Poi dice non c'è nessun Biscardi non era affatto un medico. Se andiamo a dare uno sguardo al portale dell'albo online dei medici chirurghi in Italia, forse chirurghi, comunque troviamo soltanto sei Biscardi e nessuno di loro è Domenico, forse Aldo avrà trovato. Dice l'unica conclusione possibile è che Biscardi non fosse un medico. Dice il medico però si presentava anche come farmacista. Abbiamo provato a vedere se il suo nome risultasse negli albi di Caserta, anche in questo caso non è uscito nulla, non c'è nessun Biscardi nell'ordine dei farmacisti di Caserta, dice c'è qualcosa che non torna in tutta questa storia. Ecco, poi dice anche questo, dice c'è un'intervista che non si trova più al giornale, vabbè, il sedicente ricercatore parlava con il giornale, la risposta chi è, va bene, l'unica cosa, ecco, avevo trovato prima, questo qui è il passaggio che mi aveva incuriosito di più. Dice che aveva avuto tutte queste, aveva avuto, ecco, lo definisce tutte queste informazioni e prove ci portano dunque ad un'unica conclusione. Ecco, questo è il passaggio più duro. Dice, Biscardi non era ciò che diceva di essere, era un impostore, figuro, già finito nelle maglie delle giustizie per le sue attività illegali. Dice, a questo punto tutta la storia che riguarda la sua morte è una montatura, non risulta nemmeno ai carabinieri e alla polizia che questo truffatore sia deceduto. Ora, tutto questo sarebbe stato costruito secondo Sacchetti, dice, siamo di fronte ad una psy-op, ad un'enorme montatura, qualche apparato che controlla la falsa informazione alternativa ha ripescato questo personaggio e gli ha affibbiato il ruolo di finto eroe Novax per infiltrare la base di chi sta denunciando i danni dei sieri sperimentali. Dice, dopodiché gli agenti della falsa controinformazione hanno diffuso la notizia della sua presunta morte. E in questo modo si è veicolata l'idea che chi denuncia il siero possa morire improvvisamente dopo, in circostanze misteriose. Ecco, tutto questo sarebbe fatto da servizi più o meno deviati, ecco perché il regime di Draghi ha le corde e quindi questa storia, insomma, può servire per, come dice lui, gli è rimasta per ritardare la caduta. Ora, in estrema sintesi, mi pare che la tesi, ecco, parlo con il magistrato, quindi insomma anche Giorgiani. Quindi l'accusa di questo pubblico ministero sarebbe: non è medico, non è farmacista, non è detto che sia morto. Chi ha veicolato la notizia che è morto lo ha fatto per creare confusione, mandare un messaggio di disperazione nel mondo di chi si oppone per davvero. Tutto questo per garantire invece il potere di Mario Draghi e dei suoi figuri, screditare il mondo della controinformazione che è infiltrato da figure come queste, blindare il potere dei malvagi per conto dei servizi e grazie anche al consenso complice di un'informazione falsa e corrotta che fa finta di essere contro Draghi. Ecco, questi, insomma, magari se ci dice pure chi sono. Angelo, non so, come ti pare come accusa del tu da magistrato dopo una arringa così, insomma, che avresti fatto? Ecco. E allora ti voglio dire una cosa, mentre parlo con te scorro sul mio Non ti telefonino il vediamo, vetrino dello Angelo. studio. Angelo, non ti vediamo più. Ecco, mentre aspetta un attimo, allora. Ah, allora, in attesa che tu sistemi la telecamera, ecco, visto che ha parlato il PM, ci sono. Perché non mi faccio, vedi no, più? faccio parlare prima l'avvocato No, della difesa Sand. Ecco, ora ci sei, prego. perché non mi vedevi più, Ecco, Francesco? adesso ti vediamo. Mentre tu parlavi, io scorrevo le lauree e i suoi titoli di studio. Se io mi scollego un secondo e tu mi ricolleghi, te li mando così ti puoi mandare in diretto Ecco, a allora questi facciamo cittadini, così. Nel frattempo che l'avvocato Sandri prepara l'arringa difensiva dopo le parole del pubblico ministero, tu mi giri questi documenti e noi cerchiamo di farli vedere in diretta. Sandri. Caro Francesco, io credo che sarebbe veramente non rispettare la dignità di Biscardi, dire che si deve difendere. Si deve difendere anche dal fatto di essere morto? Già questo credo liquidi la problematica, nel senso che l'idea che non sia morto, quindi che il fratello abbia detto una menzogna, che quella bara non sia mai esistita, che quei funerali siano funerali di non si sa chi, direi che azzera già qualsiasi fondamento nella vergognosa formulazione di quell'articolo che probabilmente ha avuto una risonanza che giustamente tu hai dato, perché è assolutamente rilevante che si faccia chiarezza,
ma che certamente non merita. Io torno alla sostanza, che è quella che anche il collega Carraro ha così egregiamente tratteggiato come elemento essenziale di valutazione di questa vicenda. Posso dire con assoluta cognizione di causa che ha cercato disperatamente di capire quello che 80 brevetti ci impediscono di capire, vale a dire quale sia la composizione di questi sieri. Ecco, questo è quello che Domenico Biscardi ha cercato di fare in questi mesi, e vi garantisco, perché io ho seguito, dovendo rispettare il segreto professionale, posso ovviamente esprimermi fino a un certo livello, ma io ho seguito per conto di persone autorevolissime che mi hanno conferito questo incarico tutte le ricerche che sono state fatte, non soltanto da Domenico, perché come il dottor Giorgianni ha così ben delineato, è un'equipe che ha gestito queste ricerche, che necessariamente sono state fatte in maniera assolutamente riservata, perché teoricamente non potrebbero nemmeno essere fatte. E noi sappiamo l'assurdità abnorme di tutta questa vicenda nel concreto. Qual è? Che qualcuno, chiunque di noi, può essere esentato dal fare questo siero qualora dimostri che quel siero è incompatibile col proprio stato di salute. Ma se non si conosce la composizione di questo siero nel concreto, come si fa a provare qualcosa che dovrebbe essere incompatibile con il medesimo? Quindi la ricerca Domenico Biscardi l'ha svolta, era arrivato fino a un certo punto, perché gli strumenti, vale a dire il microscopio di cui poteva usufruire, non aveva le caratteristiche tecniche per poter procedere. Vi è stato un suo tentativo di approfondire qui in Italia, purtroppo non ha avuto esito positivo, e quindi lui si è legato al gruppo spagnolo, quello di Delgado, che in realtà aveva già proceduto ad alcune analisi, perché tutti ricorderanno anche le ricerche, gli esiti di queste ricerche sul grafene. Ricordo che Biscardi venne alla notorietà perché fu quello che divulgò il famoso esperimento del contenuto dei metalli nei vaccini, documentato in maniera forse un po' suggestiva, ma certamente molto efficace, dal trattenimento, dall'effetto calamita che davano questi vaccini sul corpo. Era, come tutti noi, un ricercatore in un mare che ci ha fatto superare le colonne d'Ercole, perché noi siamo oltre le colonne d'Ercole, non sappiamo dove navighiamo, ciascuno di noi, nel campo del diritto, tu nel campo dell'informazione, lui nel campo medico-scientifico, siamo esclusi, non abbiamo bussole, non abbiamo GPS, ma siamo alla ricerca di una terra nuova, quella che ci consente un'interpretazione della realtà che stiamo vivendo, che sia più nitida. Questo è quello che ha cercato di fare Don Domenico, in campo scientifico, capire la composizione di questi vaccini. In una situazione normale, questo dovrebbe essere un compito che qualsiasi politico degno del concetto originario di questa parola, politica e bene pubblico, dovrebbe realizzare. Ma la politica non vuole conoscere in questo momento. Lui voleva conoscere, voleva conoscere e trasmettere questa conoscenza a tutti noi.
era una, in questo senso, null'altro se non uno che disperatamente cercava di arrivare ad un approfondimento di quello che stiamo vivendo. In questo senso è uno dei nostri, perché tutti noi in fondo non siamo che altro che dei palombari che stiamo cercando di scendere il più possibile dentro a questa realtà, ci caliamo dentro a questa realtà. Lui lavorava nella realtà, Francesco, non è che lavorasse. Sì, sì, no, ma a me questo è chiaro, che, insomma, ora, immaginare persino che sia tutta un'operazione costruita a tavolino, insomma, mi sembra, insomma, un'ipotesi un po' fantasiosa. Oggi ho sentito Stefano Becciolini che probabilmente a breve intervisterà Delgado, che è il professore spesso citato da Domenico, ecco, insomma, grazie all'aiuto anche di Stefano probabilmente potremo averlo a breve anche ai nostri microfoni, sarà un tassello in più per chiarire tutta questa vicenda. Nel frattempo chiedo ad Angelo Giorgiani se è riuscito a trovare questi documenti da mostrare. Ecco, non ancora. Allora, prima di dare la parola a Francesco Carraro e dando il tempo al magistrato Giorgiani di trovare tutte le prove documentali a sostegno del... Ecco, dimmi Angelo. Francesco, ti ho già mandato un pacco di roba, ma sui titoli suoi ce n'è tante altre. Ma dove l'hai mandata? Sul mio WhatsApp? Intanto ti ho mandato su WhatsApp qualche screenshot. Vabbè, io intanto mando... Adesso giro tutto alla regia, così li vediamo insieme e li commentiamo. Nel frattempo vi faccio sentire l'opinione di Gianmarco Landi su questa vicenda. Abbiamo chiesto un parere anche a lui, prego. Buonasera Francesco, buonasera a tutti i telespettatori di Visione TV. Intervengo per commentare l'articolo del bravo giornalista Cesare Sacchetti, che ha sollevato delle perplessità sulla morte e su quella che è stata, secondo lui, un'operazione di psyop da parte dei servizi, a questo punto del Deep State, che avrebbero utilizzato il medico di origine barese residente a Caserta, di nome Domenico Biscardi, per un sordido motivo che, francamente, pur leggendo l'articolo più volte e pur riconoscendo grandi capacità di scrittura al giornalista Sacchetti, io non sono riuscito a capire. Io a questo punto non metto in discussione le fonti che ha lui. Se lui afferma che la polizia e i carabinieri non hanno confermato questa morte, io posso anche prenderla per buona questa sua affermazione. Io tuttavia mi devo precisare che a me risulta il contrario. Peraltro Database Italia ha fatto una trasmissione ieri sera e il suo amico di Domenico Biscardi, Carlo Arnese, ha esplicitamente dichiarato che il medico curante del dottor Biscardi ha constatato alle 6 del mattino il decesso. Più in particolare il dottor Arnese ha spiegato che già la sera aveva avuto dei problemi di salute incomprensibili. Il dottor Biscardi aveva problemi ad articolare il linguaggio, aveva un malessere improvviso. Tant'è vero che la sorella e Carlo Arnese hanno chiamato un'ambulanza per controllargli la saturazione. La saturazione non era messa in maniera pregiudizievole e quindi l'ambulanza se n'è andata e quindi alla fine è rimasto a casa e non in ospedale il dottor Biscardi. Tuttavia nella notte sarebbe deceduto, perché da quello che ha riferito Carlo Arnese e mi è stato riferito da altre fonti, compresa Ornella Mariani e altre che non voglio citare perché non sono personaggi pubblici, la morte risulta a noi certa. Ovviamente io non sono un medico, non sono andato a toccare il polso del dottor Biscardi e quindi quello che so l'ho semplicemente esposto con un vocale, peraltro di dolore sentito, perché chiaramente apprezzavo l'entusiasmo, l'energia, gli intenti benevoli attraverso cui cercava il dottor Biscardi la verità e cercava di raccogliere tutti i dettagli per poter spiegare e divulgare
a tutti noi cosa c'era di effettivamente pernicioso nei vaccini. Quindi questo è quello che io mi sento di affermare, di ribadire. Spero che il giornalista Sacchetti abbia ragione, spero che ci sia una operazione di polizia e di carabinieri, quindi di servizi, che abbiano messo su una scenografia. Francamente è una pia speranza che nutro, ma se Cesare Sacchetti vuole essere così cortese da spiegarci quelle che sono le fonti e quello che è il motivo per il quale lui afferma queste cose, io gliene sarei personalmente grato, perché è una giornata che comunque sono rattristato, è da ieri che sono rattristato. Quindi se lui volesse farci il piacere di spiegarci quello che è successo, ma con un discorso logico articolato e non con delle illazioni e delle fumose ricostruzioni, io ne sarei lieto. Ci tengo a ribadire che io mi reputo aperto a concepire e a contemplare qualsiasi ipotesi di complotto, anche che quelle più bizzarre e fantasiose, però un minimo di ragionamento logico lo devo avere, ma poi soprattutto vorrei che il giornalista che mi racconta queste cose conoscesse le persone, conoscesse l'ambiente in cui le persone hanno prodotto determinati lavori e soprattutto conoscesse l'incisività e il lavoro che aveva portato avanti il dottor Biscardi. Buona serata a tutti. Sono parole comunque di domande di buonsenso, quelle di Gianmarco Landi. Io devo dire la verità, io non lo conosco bene questo Sacchetti, però istintivamente provavo un moto di simpatia perché vedevo che rilanciava le cose di Carlo Maria Viganò, i concetti espressi da Carlo Maria Viganò, che io insomma reputo di sicuro. Ecco, facciamole vedere questo nel blog di. Ecco, vedete, era uno dei pochi che rilanciava bene, insomma, le parole di Viganò. Questo è un articolo del 3 dicembre, ecco, poi subito dopo il 23 dicembre rilanciava Viganò, rintuzzava l'attacco di Big Pharma, quindi mi sembrava un uomo, insomma, dalla parte di un giornalismo libero, dalla parte del bene. Per cui sono rimasto 2 volte stupito nel leggere un articolo dove si mette in dubbio persino la morte. Ora, penso che i servizi hanno messo un pupazzo dentro quella bara e l'hanno portato solo per dare modo all'informazione falsa di creare il finto Marte, non so, io un po' trasecolo. Angelo, però non mi è arrivato ancora il tuo. Forse sono molto grandi, sono molto pesanti, non è ancora Ho arrivata questa domanda. Comunque, aspettiamo. mandato gli screenshot con WhatsApp. Non sono arrivati ancora, magari rimandali perché ancora non sono arrivati. Ribadisco a questo Sacchetti che ho già invitato, se vuole venire da noi a spiegare, i nostri microfoni sono i suoi. Prego Angelo, se vuoi rispondere tu intanto, se no vado da Carraro. Francesco. Mi veniva da dire adesso tu dicevi. Un'altra cosa mi ha sconcertato, qua non è che si è, da quello che ho letto oggi, ho sentito, non è che si mette in dubbio solo la morte, questo dottore, io ho l'impressione che si mette in dubbio la vita, cioè, io ho avuto la sensazione che si sia messa in dubbio l'esistenza in vita di questo soggetto, come se non fosse mai esistito proprio in natura uno che ha quel nome, quel cognome, apparteneva o non apparteneva all'ordine, non lo so, quello è un altro, ma è proprio, pare addirittura che oggi si è montato un'ondata, uno tsunami che ha messo e finito per mettere in dubbio non solo il decesso, ma anche il fatto che questo vivesse. Questa è una cosa incredibile. Un'altra cosa che ti chiedo, e poi aggiungo proprio in codina una mia considerazione, forse con l'aiuto tuo e degli altri due ospiti posso avere questa informazione in più, che mi venga o meno confermato, io ho ricevuto anche, come molti altri, perché ha girato su WhatsApp, un audio. Una telefonata del dottore che annunciava a una voce, a una persona femminile, a una signora, con entusiasmo una scoperta, e poi chiudeva dicendo: io non me ne io lo dico, lo faccio, ci metto la faccia, voglio morire da una roba del genere. Tu l'hai sentita, Francesco? Mi confermi che sono, Sì, l'ho oppure sentita, ma non ti so dire se, insomma, non è con io. sua quella voce, cioè è Ecco, sua questo quella non voce. te lo so dire, ora magari lo No, chiediamo. Francesco, è sua. È Ecco, sua, l'ho sentiamo detto. Angelo, intanto sono arrivati i documenti che ora facciamo vedere. Prego Angelo, e mentre tu parli facciamo vedere i Assolutamente documenti. autentico quell'audio. Non è tra gli ultimissimi, assolutamente autentico. Gli ultimi audio di Domenico
risalgono al 6, perché poi lui aveva difficoltà con questa tracheite, aveva difficoltà a parlare. Le notizie che noi abbiamo avuto in progress fino al momento stesso in cui poi si è aggravato è che le sue condizioni fossero normali. La saturazione era la 97, non c'erano problemi assolutamente. Evidentemente poi quando è stata chiamata l'ambulanza dalla sorella, è stato sottoposto addirittura stranamente alla test del Covid e a stamattina ancora il risultato non gli era stato mandato. Qualcuno avrebbe voluto forse accreditare che questa drammatica vicenda fosse riconducibile al Covid. Io ho più di un dubbio. In ogni caso, mi sono state mandate anche le foto di Domenico. Ecco, insomma, tu ci hai mandato un po' di documentazione. Ecco, cerchiamo di spiegarle. Facciamoli vedere questi documenti. Ecco, il primo, questo è il suo. Intanto è sicuramente rapporti di collaborazione come medico con gli istituti a cui aveva fatto riferimento. E aveva fatto riferimento anche a rapporti di collaborazione e con alcune fondazioni, con il professore Di Bella, che non le ha mai smentite, che è un professore sempre fa parte dell'organizzazione che ha aderito all'Organizzazione Mondiale per la Vita. E quindi evidentemente le bugie hanno gambe corte. Ti garantisco che quando ti manderò il file compiuto, riuscirò a girarti il file, Francesco, avrai contezza non solamente dei titoli di studio, perché io ho cercato velocemente di mandarti le cose che ritenevo più significative, ma sono il segno, quei documenti, di un'attività scientifica che ha anche una certa valenza. Ma a me interessa poco, come diceva l'avvocato Carraro. Io non mi sono mai procurato di capire se Michelangelo fosse ingegnere o se fosse. Io ho valutato sempre pragmaticamente l'uomo per quello che riesce a produrre. E ribadisco, l'attività di Domenico era un'attività che era sottoposta anche a una valutazione di equip, e lui era collegato a tutta un'altra serie di realtà e quindi era in una rete. Alcuni risultati addirittura nel periodo in cui lui è stato male, quindi negli ultimi 5 giorni, sono state approfondite, la ricerca è andata avanti. E abbiamo degli ulteriori riscontri rispetto a quella tesi, che era stata quell'ipotesi, perché lui la enuncia come ipotesi, non come tesi, della presenza, di quelle presenze che erano legate al video di quel medico spagnolo. Ma vorrei dirvi anche che c'è una ricerca scientifica, addirittura nel 2015, che noi abbiamo di autorevoli scienziati che spiegano la tecnica con cui nei fluidi vengono inseriti i router, i microchip e quant'altro. Viene descritta minutamente, quindi c'è già un supporto scientifico valido di scienziati di fama indiscutibile, in epoca non sospetta, che codificano quello che noi abbiamo accertato. Bene, Mauro, vuoi aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha detto Angelo Giorgianni? Guarda, io credo che in separata sede, sia col dottor Giorgiani che con te, dovrò farvi condividere il materiale che io ho, che attesta, al di là di ogni ragionevole dubbio, un percorso di approfondimento scientifico. È stata citata in questa sede dal dottor Landi, la dottoressa Mariani. Io con la dottoressa Mariani posso affermare di essere stato testimone oculare dell'acquisizione di talune fiale e della conseguente sigillate e della conseguente e del conseguente esame che è stato fatto di queste. Questo materiale in parte è stato elaborato e io ne sono partecipe di questa elaborazione e quindi ritengo che ci siano elementi che io ho acquisito e che sono disponibili ovviamente a rendere noti nella misura in cui per
però autorizzato poi anche dai familiari, in forza dei quali posso in assoluta scienza e coscienza affermare che vi è stata un'opera di ricerca molto approfondita da parte di Domenico Biscardi su tutti i segmenti che lui ha dichiarato di avere toccato. Quindi non è un millantatore, perché sicuramente si è adoperato, ha speso soldi suoi per poter anche approfondire alcune problematiche. Io credo che il dottor Giorgiani abbia addirittura più documenti di me in questo senso, perché era più funzionale. Io ho trattato un segmento specifico, che è quello appunto della composizione di questi sieri. La dottoressa Mariani ha già detto questo. Io lo confermo perché è stata parte anche lei di questo team. E se mi è consentita un'ultima battuta, Francesco, io credo che il siero uccida, purtroppo, a differenza di quello che pensa il giornalista Sacchetti, uccida anche chi non se lo inocula. Insomma, questo non, di sicuro non rallegra l'atmosfera, però prendiamo atto, diciamo, non basta neanche non frequentare gli hub vaccinali per stare al sicuro, secondo l'avvocato Sandri. Allora, Francesco, parliamo un attimo, ecco, apriamo una parentesi, parliamo un attimo di questa narrazione un po' che sta cambiando, no? Prima Brignani, che è quello che rimarrà col cerino in mano del CTS, diceva no, durerà 5-10 anni con il booster, faremo ogni 5 mesi, ogni anno il richiamo, i vaccinati. Draghi fino all'altro giorno ha detto è tutta colpa dei vaccinati, dei non vaccinati se siamo ancora in questa situazione. Ora Crisanti ha svuotato il sacco, tutti si riposizionano, l'OMS ha detto che fare richiami continui non è possibile. Insomma, stanno cominciando a dire, siccome i numeri ci danno torto, cancelliamo i numeri. Qualcosa sta cambiando nella narrazione. Secondo me sta cambiando moltissimo e credo che purtroppo anche la vicenda di cui stiamo parlando sia un segnale in tal senso. Nel senso che sono i colpi di coda di un regime, qualcuno la chiama cattedrale sanitaria, no? Edificato letteralmente su una montagna di menzogne. Solo che le menzogne le puoi affastellare una sull'altra, coprono la verità fino a un certo punto, ma poi la verità ha un vantaggio che purtroppo per la menzogna la verità è vera. Oggi ho trovato una lista delle menzogne che ci hanno indotti a credere, no? E mi ha impressionato perché col vaccino torneremo alla normalità, falso. Basterà vaccinare il 70% degli italiani, falso. Appuratamente, certificatamente falso. Con l'80% avremo l'immunità di gregge. Falso. L'efficacia del vaccino è del 95%, falso. Basta una dose, falso. Bastano due dosi, falso. Bastano tre dosi, falso. Un vaccinato non può contagiarsi né contagiare, falso. Un vaccinato non può finire in terapia intensiva, falso. Un vaccinato non deve fare il tampone, falso. È una pandemia di non vaccinati, falso. Il Green Pass farà ripartire l'economia, falso. Il Green Pass salverà il Natale, poi ovviamente il Carnevale, la Pasqua e le vacanze estive, falso. Ma queste sono, ne avrò citate 20, sono 15, 20, sono solo alcune, cioè noi siamo letteralmente intossicati da una marea montante di menzogne, però come tu giustamente hai detto ci sono dei piccoli segnali e non sono rondini che fanno primavera, è proprio l'alba di una nuova primavera, che fanno pensare che stiamo per approdare a un'era che credo porterà dei cambiamenti epocali straordinari, perché se e quando, e io sono convinto che il se è certo, la verità emergerà, non si tratterà di una cosa pure eclatante come è stata, faccio un esempio così per capirci, Tangentopoli, no? Che ha cambiato la storia d'Italia. Io credo che sarà molto di più e molto peggio. E i segnali che noto, oltre a quelli drammatici, eccetera, sono, e tu giustamente l'avrai, lo so, già notato, degli smarcamenti inizialmente piccoli e poi via via sempre più marcati da parte di alcune delle starlette ufficiali, va bene, di tutta questa pantomima che cominciano giorno dopo giorno a sfilare qualcosina dal loro storytelling. E io credo che questi signori si stiano precostituendo in maniera maldestra una strategia di fuga per poter dire un domani, va, insomma, andate a ripescarvi l'intervista, io l'avevo detto. Sì, l'hanno detto, hanno cominciato a dirlo un anno e mezzo dopo
che queste cose venivano dette da tutti quelli che sono definiti complottisti. Un'altra cosa incredibile di tutta, e chiudo questa faccenda, è che alla fine scopriremo che molto probabilmente, non dico tutto, perché non si può mai dire tutto, perché anche nella, per carità, anche nel fronte antagonista ci sono cose che a volte vengono sparate un po' così, però credo che l'85-90% delle presunte fake news che sono state propalate dal fronte antagonista, cioè da quella piccola centralina di informazione seria che per fortuna ha continuato a vivere, sia pure a fatica in questi anni, si rivelerà esatto e che per corrispondenza, per una sorta di legge del contrappasso, l'85-90% delle stronzate che ci sono state dette, che sono state fatte credere a reti unificate dai media mainstream, si riveleranno false. Ma purtroppo, e chiudo veramente, e le parole poi mi hanno fatto rabbrividire adesso le parole dell'avvocato Sandri, però sicuramente lui ne sa più di noi, cosa devo dire? Prendo atto, io non pensavo che fossimo a questo punto, certamente ero preoccupato, sono preoccupato, però vabbè, speriamo in bene, però voglio dire, quelle parole confermano che ciò che emergerà porrà di fronte milioni e milioni di persone ad una devastante presa di coscienza che non riguarderà solo il marcio del sistema tutto, ma purtroppo costringerà ad un esame di coscienza moltissime persone, perché moltissime persone hanno messo la propria vita e la vita dei propri figli, quindi bambini di 5 anni in su fino ai 17-18 anni, nelle mani di un prodotto di cui non sappiamo nulla. In un'epoca storica in cui ci vantiamo di guardare l'etichetta della bistecca oppure del passato di verdura, no? L'Unione Europea fa addirittura il Nutri-Score per tutelare la nostra salute, quindi sappiamo tutto di ogni singolo prodotto del supermercato, va bene, prima di metterlo in bocca, e abbiamo accettato tranquillamente e bellamente di iniettarci un prodotto solo ed esclusivamente sulla fiducia. Ed è questa fiducia che purtroppo, secondo me, ha ucciso la verità. Ecco, prima di andare verso le conclusioni, tornando da Angelo Giorgianni, volevo chiedere a Sandy, che mi ha incuriosito questa storia, dice, ma perché dici che può far male questo tipo di prodotto anche a chi non ha preso il vaccino? Non ti sentiamo, non so se sono stati i servizi deviati che ci hanno già digitato o se basta premere un pulsante. Ecco, Bastava svela premere, l'arcano, eccoti qua. ma certamente siamo di fronte a delle morti misteriose che si ripetono e questo fatto determina in parte la espressione che ho usato. In altra parte è un'espressione che si lega al fatto più eclatante di queste ore, che è stato a mio parere molto sottovalutato, vale a dire l'intervento di EMA. I vertici di EMA hanno finalmente squarciato, malgrado siano stati loro stessi i protagonisti di questa narrativa, hanno squarciato un velo importantissimo. EMA ha dichiarato che la compulsività delle dosi può compromettere il sistema immunitario. È una dichiarazione gravissima dal punto di vista ovviamente medico-scientifico, che determina il fatto che a questo punto siamo di fronte all'evidenza che questo siero, così come viene utilizzato, non è più un vaccino. Questo è un farmaco a tutti gli effetti. Vale a dire, è, a differenza di quello che viene detto, un vaccino per antonomasia dovrebbe essere inoculato una sola volta, poi dovrebbe avere un effetto ad ampio raggio temporale, ma nel momento in cui questo siero viene inoculato ogni 3-4 mesi, ha le caratteristiche di un allevatore, di un mero lenitore di malattia, ma non della caratteristica, forse. Ma non può rivestire le caratteristiche di un vaccino. E allora, come tutti i farmaci, quando viene preso in overdose può causare dei danni gravissimi. Mi permetto di autocitarmi. Io circa 20 giorni fa ho presentato al mediatore europeo un esposto per 4.000 cittadini italiani, nel quale ho chiesto il ritiro ufficiale
di tutte le autorizzazioni provvisorie al commercio perché incompatibili con il fatto che esistano cure, ma soprattutto incompatibili con l'assenza di sperimentazione del rapporto rischi-benefici della terza e della quarta dose. La Commissione europea ha autorizzato la vendita di questi farmaci in via provvisoria, ribadisco, esclusivamente per 2 dosi. E non avrebbe potuto EMA autorizzare la terza e la quarta dose, perché vi sarebbe stata la necessità di una preventiva autorizzazione alla commercializzazione della terza e della quarta dose da parte della Commissione europea. Qui siamo di fronte ad una deriva che coinvolge Commissione europea, EMA e AIFA di vendita di prodotti in sovraddosaggio. Oggi EMA, io non so se a seguito appunto dell'attacco che è stato portato in queste settimane, ha cominciato a capire che non si può vendere un farmaco in sovraddosaggio senza nemmeno averne poi operato una preventiva analisi del rapporto rischi e benefici. Siamo di fronte ad una situazione che sta devastando Mauro, alle perché davvero fondamenta ci siamo sollevati? della Bene, andiamo verso le conclusioni di questa puntata. Chiedo ad Angelo Giorgianni, per cambiare argomento, cosa succederà a Roma? credibilità. Cosa? Sì, dimmi Angelo, prego. Voglio completare questo discorso di Mauro, che è importante. Io rivendico con un pizzico di orgoglio il fatto che abbiamo incalzato l'EMA e l'AIFA, è un fatto delle difficoltà. Costituendogli il dolo ai fini del processo di Norimberga, a cui non si sottrarranno, perché io ho fatto una richiesta prima EMA e AIFA di revoca dell'autorizzazione provvisoria, essendo stati autorizzati dalle commissioni europee dei farmaci, e quindi essendo venute meno le condizioni per la somministrazione d'urgenza, ma li ho incalzati anche sulla questione, su quesiti specifici che venivano dal mondo della scienza. Tra cui, se era vero che questo iperdosaggio potesse danneggiare l'apparato immunitario. Quindi, per questo, con un pizzico d'orgoglio, dico che evidentemente non iniziano a temere le azioni giudiziarie, perché quella virtuale condanna a morte prevista per le violazioni del codice Norimberga li preoccupa a tal punto che il presidente della Commissione europea proponeva addirittura l'abrogazione o la modifica del codice di Norimberga. E allora, come diceva l'avvocato Carraro, questi sono gli ultimi colpi di coda di un sistema che è alla canna del gas. Noi li incalzeremo e continueremo a incalzarli, perché per me non basta. Avevo già detto che secondo me questa questione stava finendo, perché non perché ho la sfera di cristallo. Ma essendo come organizzazione presente in oltre 50 paesi nel mondo, sto seguendo l'evoluzione degli altri paesi, dove ci sono sostanziali passi indietro, grazie alla narrazione italiana. Perché, come dicevano oggi due giornali internazionali, l'Italia è stata scelta come terra di sperimentazione sociale, per valutare qual è la soglia di sopportazione della popolazione rispetto alle limitazioni delle libertà personali. Non lo diciamo noi, sono giornali accreditati a livello internazionale. Ecco. Loro hanno posto oggi alcune affermazioni che sono la vorranno, forse Mauro, potranno servire per le generiche, ma non per esimere la responsabilità, perché noi è da febbraio del 2020 che codifichiamo, quando liquidavano le nostre teorie scientifiche come sciocchezze, che codifichiamo e gli precostituiamo il dolo, perché noi abbiamo disseminato la nostra attività di diffide ai Presidenti del Consiglio e ai Ministri, non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo. Ecco, voglio farvi vedere in conclusione il numero, ecco, il bollettino di oggi, ecco, ancora più o meno 200.000 positivi, 316 morti. L'unico dato che sarebbe importante dare non lo danno, cioè dire quanti di questi 316 morti avevano completato il ciclo vaccinale. Ecco, io sono certo che se fossero stati in Ti faccio maggioranza. un'altra pizza, Francesco.
Posso dare un'altra primizia? L'avrei dato stasera nella trasmissione che dovevamo fare con Domenico Biscardi e che faremo comunque. Abbiamo Quanti sono di previsto. questi non vaccinati? Perché se fossero stati più i non vaccinati, il Corriere ci avrebbe fatto il titolo, quindi saranno Allora, tutti vaccinati. loro considerano non vaccinati le seconde dosi che non hanno fatto le terze dosi. Cioè, se non hai completato il percorso vaccinale, loro li considerano non vaccinati. Noi abbiamo delle schede e abbiamo soprattutto delle cartelle cliniche che sono state acquisite proprio da Domenico e da altri medici, in cui siamo in grado di provare in alcune ASP specifiche che la percentuale di morti e la percentuale di infettati con una soglia superiore al 90% sono tutti vaccinati con la seconda dose. Hanno modificato e falsificato le schede. Perché mentre prima si rilevava se erano vaccinati o non vaccinati, la finca nelle schede successive non è stata inserita. Ma basta incrociare i dati per Ma vedere l'unico dato serio da quanto dare sarebbe questo, cioè, no, non lo danno, danno tutti i dati inutili, non danno gli unici dati importanti, certo, li daremo evidentemente perché noi. non servono. Poi in Domenico ogni aveva caso le date per 400 questo. morti, 350 morti, dopo aver vaccinato il 95% della popolazione, siamo più o meno agli stessi morti dell'anno scorso, vorrei capire a cosa è servita. Ecco, vabbè. Angelo, ti volevo chiedere una cosa al volo, proprio perché secondo me non merita troppo approfondimento. La conversione di Bacco, come l'hai vissuta? Che ha scritto un libro con te. No, sai, può essere una scelta come si chiama, dei Novax, perché da quando Bach è passato dall'altra parte, gli scienziati accreditati vengono da noi. Quindi è stata una nostra scelta. L'abbiamo messo da quel lato e tutti sono in fuga. Ecco, Quindi è una quindi tu dici scelta che ci strategica. guadagniamo nello scambio. Senti, chiudiamo con questo. Sabato a Roma ci sarà il popolo torna in piazza. Noi dobbiamo sempre manifestare un amore profondo nei confronti del popolo, che è il punto di riferimento essenziale per chi vive con sentimento, un sentimento che non è mai banale, non è mai estemporaneo, ma è frutto di una logica profonda che sfida il tempo, sfida le distanze. Sfida anche le difficoltà che sembrano insormontabili per poi tentare di condurci dentro una dimensione onirica che cambia gli eventi, cambia le cose, trasforma gli uomini e le situazioni. Cosa succederà a Roma sabato? Il 15 c'è la madre delle manifestazioni, la prima manifestazione internazionale in cui hanno garantito la loro adesione, oltre che il 90% delle sigle che in questo momento in Italia fanno una resistenza seria a questo sistema, saranno presenti anche le più importanti organizzazioni internazionali. Erano previsti anche una serie di interventi dal vivo, però purtroppo le limitazioni che sono state imposte proprio la settimana scorsa, prevedono che nel caso in cui si venga dall'estero ci sia la necessità di un isolamento fiduciario di 5 giorni e di un test negativo. Quindi evidentemente questo elimina una serie di partecipazioni. Comunque saremo collegati in video e in audio con scienziati, con medici e da tutti i continenti. È una manifestazione. Che è una manifestazione assolutamente pacifica. Noi vogliamo fare una resistenza civile, prendiamo le distanze da voci che parlano di manifestazioni violente al di fuori di quella piazza. Quello è un sit-in che vuole essere una presa d'atto delle bugie di Stato, e documenteremo come si tratta di bugie di Stato, e una presa d'atto che quindi alcune restrizioni delle libertà fondamentali sono immotivate sotto il profilo medico, quindi hanno finalità politiche e confessabili con finalità diverse, che integrano crimini contro l'umanità. Quindi in quella piazza chiederemo con forza che il presidente Draghi si dimetta, che il Parlamento sia sciolto e in ogni caso che siano accertate le verità, perché noi reclamiamo giustizia, vero Mauro? E non ci arrenderemo, anche quando loro si dimetteranno, li inseguiremo sino alla corte dell'Aia o dell'Aga, che dir si voglia. Bene, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Saluto e ringrazio Mauro Sando. Posso dare un'ultima battuta? Il Un'ultima se messaggio. rientra nei 90 secondi.
un angelo così determinato fa bene a tutti la strada della Un angelo vendicatore. un angelo così determinato, non vendicatore, determinato è importante per tutti noi, come è importante ricordare un altro personaggio che è quello con cui abbiamo iniziato questa trasmissione. Io credo che il miglior omaggio che possiamo rendere a Domenico Biscardi sia continuare questa lotta in maniera seria, come lui l'ha condotta, in maniera ponderata, con fondamenti scientifici e giuridici profondi, che sono quelli che se verranno seguiti da tutti noi ci porteranno veramente alla svolta che anche tutti noi sentiamo lì vicina. E questa trasmissione io credo sia molto importante perché è una trasmissione che dà un messaggio in un giorno tragico, però molto positivo, come è giusto che sia. Salutiamo Domenico e ci auguriamo che ci sorregga anche in una dimensione diversa rispetto a quella terrena. Grazie a Mauro Sandri, grazie all'avvocato Carraro. Grazie a te, Francesco, saluto a tutti. Grazie a tutti voi. Angelo Giorgianni. Grazie a tutti voi. Bene, cari amici di Visione TV, finisce qui questo nostro approfondimento. Abbiamo dedicato due puntate alla figura di Domenico Biscardi. Vorrei dire a tutti quelli che apprezzano il nostro lavoro, li ringrazio. A quelli che non lo apprezzano, proveremo a fare cambiare idea. A quelli che vogliono venire qui a spiegarci perché noi, diciamo, non sbagliamo, abbiamo una visione limitata, o vogliono aiutarci ad arricchire il nostro punto di vista. Guardate che noi non siamo il mainstream, noi non siamo Lilli Gruber, non siamo Floris, non siamo Mentana, per cui chi vuole venire qui anche a dire, secondo me, Toscano sbaglia bersaglio, fa qualcosa che non è funzionale alla causa, venite qui a dirlo, io vi do il microfono, parlateci, confrontiamo liberamente. Limpidamente, qui non si costruiscono agguati, si ragiona da persone libere, pacate, non ci sono tesi da difendere in maniera preconcetta, la libertà, la verità la cerchiamo insieme, ecco, se si è in buona fede tutto questo si può fare anche partendo da posizioni molto diverse, ecco, però se si è in buona fede naturalmente. Grazie a tutti voi, vi ricordo che Visione TV è libera proprio perché la nostra libertà la garantite voi. Potete aiutarci con Bonifico, con PayPal, potete andare sul nostro sito, vi faccio vedere come, www.visionetv.it. Ecco qui alla sezione Sostienici. Se gradite il nostro lavoro, aiutateci per come potete, mettendo qui una spunta. Potete decidere di garantirci una donazione mensile che ci aiuta a pianificare la crescita del nostro progetto. Grazie a tutti voi, una buona serata.